il giovedì successivo alle 10:30 presso l'assessorato di Pescara. Noi siamo andati e abbiamo ricordato in primo luogo come non si può apprendere dalla stampa una cosa del genere, quando nell'accordo stralcio, il terzo stralcio, non più di 10 mesi fa, ci veniva annunciato che finalmente eravamo addirittura d'arrivo per la realizzazione dei 5 nuovi ospedali, fra i quali quello di Giulianova. È stato ribadito anche a novembre dello scorso anno in questa sala consiliare. E soprattutto che le comunicazioni istituzionali vanno fatte in altra sede e non sulla stampa. Ricordammo come quel finanziamento del nuovo ospedale di Giulianova doveva essere reintrodotto nella delibera di giunta e che se altri avevano omesso di completare l'iter necessario per la partenza della realizzazione del nuovo ospedale, doveva chiedersi a quei soggetti e che comunque quella delibera doveva essere emendata. Io in queste 2 settimane, io e la maggioranza di Giulianova, ho atteso la lettura ufficiale della delibera di giunta, che è qui, che ho letto, abbiamo letto stamane, e perciò che abbiamo convocato questa conferenza stampa perché sapevamo che ci sarebbe stata inviata ufficialmente. E prendiamo atto che l'impegno assunto dall'assessore Silvio Paolucci è stato mantenuto, nel senso che, come si legge qui, è stato confermato nella delibera della Giunta regionale numero 742, adottata il 15 novembre 2016 e pubblicata in data odierna, confermato pertanto che gli interventi proposti sono i seguenti: realizzazione dei nuovi ospedali di Avezzano, Giulianova, Lanciano, Sulmona e Vasto, in sostituzione di quelli esistenti. E poi si dà atto che, rilevato che la realizzazione dell'ospedale di Giulianova resta sospesa, quindi si dà atto che la realizzazione ci sarà, ma resta sospesa e condizionata alla definizione dell'iter acquisitivo della proprietà del sedime, benché già individuato da parte del comune di Giulianova, e io l'ho ricordato più volte, il comune di Giulianova è stato il primo comune a individuare l'area, addirittura con delibera dell'8 settembre 2015. Attenzione, con la quale avevamo proposto 5 nuove aree, la ASL aveva individuato l'area. Ma si dà atto anche in questa delibera che la definizione dell'iter acquisitivo dell'area è in capo alla competente ASL, quale necessaria condizione per l'erogazione del finanziamento. Quindi la Regione dà atto che il Comune di Giulianova ha adempiuto a tutti i suoi obblighi, che la ASL di Teramo non ha completato l'iter acquisitivo dell'area dalla stessa individuata dalla ASL, fra quelle 5 che noi avevamo proposto nel 2011, e che l'erogazione del finanziamento adesso è condizionata al completamento dell'iter da parte dell'ASL. Un primo risultato è stato raggiunto, ma da qui si parte, perché adesso noi solleciteremo da subito la ASL a completare l'iter, a definire l'acquisizione dell'area che l'ASL aveva individuato fra quelle 5 che noi le avevamo prospettato, e che quindi si completi questo iter per ottenere l'erogazione del finanziamento, somme dell'ex articolo 20, e con la partenza del nuovo ospedale. Non abbassiamo la guardia, giustizia non è stata ancora fatta, ma noi speriamo che in futuro le istituzioni dialoghino e che non dobbiamo essere costretti, come fatto 2 settimane fa, a leggere dalla stampa di un gioco di prestigio che era stato fatto. Oggi la realizzazione del nuovo